Ed ora la politica, torniamo a parlare della manovra. Abolire le province non serve, parola di Francesca Zaccariotto, che invita il governo a non mandare messaggi ingannevoli e fare chiarezza una volta per tutte sul futuro. Così, si sfoga la Presidente, è impossibile lavorare. Le province hanno delle competenze specifiche, erogano servizi e prestazioni, pensiamo alla viabilità, pensiamo alle scuole superiori, pensiamo all'ambiente e quindi questi sono tutti compiti che hanno dei costi ma che non hanno nulla a che vedere con i costi della politica, che nel momento in cui non li eroga la provincia li deve erogare un altro soggetto istituzionale che può chiamarsi comune, che però non ha più lacrime da piangere, o può chiamarsi regione, ma comunque sono costi effettivi che noi non togliamo da quello che è il costo che va ad aggravare sul debito pubblico. Abolire le province serve poco o niente, parola di Francesca Zaccariotto, che non sta semplicemente difendendo la sua poltrona, dal momento che l'entrata in vigore dell'eventuale abolizione avrebbe ampiamente concluso il proprio mandato. Viviamo in una quotidianità che ci impedisce di lavorare su qualunque tipo di ragionamento, rileva sconfortata, ciò che discutiamo oggi domani non vale più. In ogni caso, secondo la Presidente, parlare di abolizione delle province per il provvedimento costituzionale ventilato dal governo significa mandare messaggi ingannevoli ai cittadini. Quello di cui si parla è piuttosto un ridisegno del territorio dove risparmio per le casse dello Stato sarebbe ancora tutto da dimostrare. Mi preoccupa molto anche i messaggi che vengono trasferiti, perché se noi vogliamo far credere che l'abolizione o comunque la riorganizzazione delle province va a sanare un debito pubblico, quando è dimostrato con dati alla mano che il costo della politica delle province è pari allo 0,1, mi sento un po' che stiamo ingannando nuovamente chi ci sta ad ascoltare.